scoprire tutte le caratteristiche che c'è l'atleta o il futuro atleta. Perché molte volte noi, tante volte non abbiamo quel tempo necessario per vedere, di capire quali sono le vere capacità. Quindi facendoli fare diverse specialità, riusciamo veramente a capire se cosa c'ha, cosa gli ha dato Madre Natura. Per questo facciamo. Quali sono gli obiettivi dell'allenamento? Sicuramente per l'atleta evoluto l'obiettivo è quello di raggiungere la massima prestazione, altrimenti non farebbe atletica, farebbe sport. Lo faccio per raggiungere le massime prestazioni. Per il principiante sicuramente seminare per il futuro. Quindi vediamo un po', il primo obiettivo dell'atleta evoluto è quello di raggiungere le massime prestazioni organizzando l'allenamento che ciò avvenga, quindi facendo lavori specifici e concentrando su particolare allenamento. Mentre gli obiettivi del principiante sono incentrati sull'aspetto addestrativo principalmente e di costruzione generale. Non ci fermiamo solo. Per l'evoluto, la competizione è la finalizzazione di un ciclo di preparazione e cercare di raggiungere un obiettivo prefissato. Mentre nel principiante la competizione è vista come un mezzo allenante, è un modo per allenarsi, viene preso come lo scopo di esperienza in più d'allenamento. Quindi la programmazione nell'evoluto si sviluppa nei criteri di periodizzazione e ciclizzazione, cioè faccio dei periodi di carico, di scarico, mentre la programmazione della mente del giovane non esiste questa ciclizzazione, bensì si cercherà di programmare una crescita graduale. Forse questo conviene un attimino che se lo leggiamo bene. I contenuti dell'attività giovanile. Sempre per la famosa categoria ragazze e ragazzi, cioè i famosi 12-13 anni, si farà attività di base, di costruzione fisica integrale ed equilibrata, quindi sia muscolare che organica. Si cercherà lo sviluppo della forza, esclusivamente veloce. Ecco perché si faceva l'attività a corpo libero. Quindi non abbiamo altri vincoli, non abbiamo degli ostacoli, quindi riusciamo ad esprimerci abbastanza rapidamente, quindi naturalmente a carico naturale. L'insegnamento della tecnica deve avvenire prevalentemente per via globale, quindi non ci fermiamo sull'aspetto del particolare, ma globalmente insegneremo la tecnica. Per passare poi ai 14-15 anni, ai cadetti, quindi in cui proseguiamo.